Allora, grazie al segretario di Adiconsum Pietro Giordano. Adesso tocca al segretario generale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Peraltro lo accennava Paolo Righi all'inizio, noi vi faremo vedere durante il confronto con i politici il raffronto internazionale della tassazione. Questo è lo studio di Confedilizia, miti e realtà della tassazione degli immobili in Italia, il confronto internazionale, poi vedremo dei dati estrapolati, insomma, di immediata comprensione. Ecco, allora, buon pomeriggio anche a Giorgio Spaziani Testa, prego. Grazie. Dopo l'intervento del Presidente Righi, si potrebbe dire sottoscrivo tutto e non intervenire ed evitarvi questo intervento, ma tornerò su alcuni punti. Ma prima di tutto precisando che non è un caso che la Confedilizia possa sottoscrivere tutti i punti del programma illustrato dal Presidente Righi, non solo perché facciamo parte come organizzazioni della stessa famiglia, ma soprattutto perché vediamo da diversi punti di vista lo stesso fenomeno e lo vediamo come forse dovrebbero cominciare a vederlo alcuni rappresentanti politici che sembrano non vederlo con il giusto occhio quando poi prendono certe misure. E anch'io vorrei partire da alcune questioni di fondo brevemente, perché altrimenti si rischia di finire nel vortice che molti, insomma, hanno piacere, che noi, nel vortice nel quale possiamo finire, che fa comodo e che fa comodo ad alcune forze politiche: IMU sì, IMU no, patrimoniale sì, patrimoniale no, senza andare a specificare realmente di cosa parliamo. E le questioni di fondo sono principalmente due presupposti dai quali secondo noi si è partiti nel varare quell'insieme di misure di tassazione smodata del settore immobiliare che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Il primo veniva appena citato, ma veniva citato anche dal Presidente Righi, è che in Italia gli immobili fossero tassati fino allo scorso anno in misura inferiore rispetto al resto d'Europa e al resto del mondo. Bene, questo primo presupposto noi lo abbiamo smentito con i fatti, con uno studio del professor Forte che credo verrà illustrato successivamente, uno studio che è a disposizione di tutti da diverse settimane e che non è stato scientificamente perlomeno smentito, se non con affermazioni apodittiche che ripetevano questo ritornello che sentiamo ormai da un anno, cioè quello che la tassazione in Italia sarebbe stata prima delle ultime manovre inferiore rispetto all'Europa, e figuriamoci così adesso. Il secondo presupposto ha una connotazione quasi ideologica e si rifà a discorsi, anche questi, già fatti negli interventi precedenti. Cioè il presupposto che la ricchezza immobiliare sia una ricchezza improduttiva. Questo cartello è stato già citato, casa uguale lavoro, spiega meglio di tanti discorsi quello che dovrebbero capire gli esponenti politici, e lo spiega anche il titolo di questa manifestazione. Non è affatto vera questa affermazione, è invece vero che non solo quando va l'edilizia, come spesso si dice, ma quando va l'immobiliare tutto va. Lo sanno gli agenti immobiliari qui presenti, lo sanno le imprese edili che stanno chiudendo i battenti e se ne lamentano da diversi mesi. Lo sanno tutti gli operatori del settore immobiliare e di tutto l'indotto. È stato molto efficacemente illustrato prima qual è l'indotto, o comunque il mondo che si lega all'immobiliare. I primi effetti di questa offensiva di tassazione sul settore immobiliare, in effetti, in realtà li abbiamo già avuti.
Mancano gli ultimi dati ufficiali, ma si può stimare, noi così consideriamo, che nel 2012 possano esserci state compravendite in misura ridotta rispetto all'anno precedente del 30%. È una riduzione enorme ed è una riduzione che ha comportato gli effetti che quella scheda faceva presagire, e cioè ha comportato che molte meno persone appunto acquistassero casa, che molte meno persone e famiglie dessero vita ad interventi di ristrutturazione, che molte meno persone si avvalessero di professionisti, che molte meno persone sfruttassero tutte quelle imprese che all'immobiliare sono legate per attività appunto professionali, ristrutturazioni, eccetera. Noi abbiamo anche qui stimato che tutto ciò, se è vero il dato della riduzione di circa il 30% di compravendite rispetto al 2011, porterà ad una riduzione di attività economiche, tutte considerate, tutte queste che abbiamo detto, è pari a circa 8-10 miliardi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire posti di lavoro in meno, perché sappiamo che in questi settori che abbiamo citato la gente viene licenziata, bisogna dirlo molto chiaramente, perché se si parla di patrimoniale, di ricchi, di grandi patrimoni, poi non si ha molto l'idea di questo. Gente viene licenziata, imprese chiudono, perché le imprese chiudono, studi professionali chiudono, credo anche, ce lo confermeranno i presenti, studi di agenti immobiliari riducono, se non quando chiudono, riducono fortemente la propria attività e riducono anche il personale che hanno alle proprie dipendenze. Quindi questo è veramente un elemento da dire veramente con forza, questo della premessa sbagliata dell'immobiliare quale settore non trainante, settore da colpire in quanto rendita, questa è la parola chiave che viene utilizzata, rendita asseritamente improduttiva. Ma un'altra questione di fondo è quella della modalità di tassazione. Qui non si fanno slogan, quindi non si dice ovviamente non vogliamo essere tassati come settore. E allora la modalità di tassazione va chiarita. C'è un principio di civiltà che ha espresso in Germania, un paese che viene anche spesse volte citato e richiamato ed invocato anche da coloro che certe misure hanno preso, e il principio affermato già nel 95 dalla Corte Costituzionale tedesca è questo: il prelievo fiscale trova il proprio limite nella capacità di reddito del patrimonio. Ebbene, questo è un principio che non viene affatto seguito nella tassazione patrimoniale così come concepita in Italia e come si sta concependo in alcuni programmi elettorali. La cosa impressionante è per l'appunto il contrario, il fatto che da parte di chi propone o impone tassazione degli immobili si prescinda completamente del tutto dal reddito che questi immobili possono dare. La realtà attuale è ben diversa. La realtà attuale è che gli immobili non producono reddito, non stanno producendo reddito. Gli immobili sono diventati in moltissimi casi un peso per i proprietari. Sono un peso non solo per la fiscalità che ne erode fino ad annullarlo il reddito, ma anche per le situazioni per le quali prima ancora della tassazione è la mancanza e la morosità ormai diffusissima, e quindi la mancanza totale di entrate prima ancora che di reddito che porta a questa situazione. E in questo quadro sentir parlare anche di patrimoniale progressiva certo fa spavento. Progressività è una parola magica che sembra invocare giustizia, è un principio costituzionale quello del sistema tributario, in realtà non delle singole imposte. Però è un principio costituzionale anche quello della capacità contributiva, cosa che spesso viene dimenticata. Ognuno deve contribuire alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva. La capacità contributiva anche di 10 beni
che venissero tassati indipendentemente dal reddito che questi beni producono, non so dove possa essere trovata la capacità contributiva, in questo caso non c'è affatto. C'è poi il tema del catasto, anche questo è stato richiamato, io richiamo solo alcuni punti della relazione del Presidente Righi. Il catasto tradizionalmente in Italia è servito, aveva la funzione di diciamo censire i redditi degli immobili. Ora si dà per scontato che ci debba essere il censimento e la valutazione del valore dei beni. Anche qui viene disatteso un principio fondamentale, che è quello della tassazione del reddito pagato, del reddito riscosso da un bene. E la sostanza la conseguenza qual è? Quella che ci raccontano e che racconteranno a molti agenti immobiliari i proprietari in questi mesi, che l'imposta, l'IMU adesso, la ipotetica futura patrimoniale aggiuntiva poi, viene pagata con i risparmi, che non è un principio di equità. Dovrebbe essere un'imposta su un bene pagata con il reddito che quel bene produce. C'è poi il tema dell'affitto. Noi abbiamo denunciato qualche giorno fa la mancanza di attenzione in questa campagna elettorale al tema dell'affitto. Le conseguenze della maggiore tassazione, sia in termini di maggiore IMU che in relazione all'offensiva che si è avuta sull'IRPEF, riduzione della cosiddetta deduzione forfettaria delle spese dal 15 al 5%, gli effetti di queste misure sull'affitto sono micidiali. Noi abbiamo dimostrato con dati precisi, non è bastato farli pubblicare sulla prima pagina del maggiore quotidiano nazionale italiano per far tornare indietro il governo, abbiamo dimostrato che l'aumento sui gli immobili concessi in locazione determinato dalla sola IMU è stato pari al 200, 300, 400%, in un caso addirittura al 2000%. La responsabilità che ha la politica su questo tema è enorme. L'affitto svolge in Italia una funzione sociale, perché bisogna ricordarlo, l'affitto viene garantito in Italia non da pochi grandi gruppi e grandi società, ma viene garantito tradizionalmente dalla proprietà diffusa. Se la proprietà diffusa viene colpita da una tassazione superiore a quella dalla proprietà stessa sopportabile, è chiaro che si crea un problema sociale. Tuteliamo la prima casa, ma tuteliamo la prima casa anche di coloro che vanno in affitto. Il livello, ciò che viene risposto spesso in questi casi, ecco, i proprietari si rivarranno sul povero inquilino e caricheranno lì le tasse aumentando il canone. Sì, potrebbe essere un'aspirazione del proprietario, è un principio dell'economia teoricamente valido, non è valido nell'immobiliare, soprattutto in questa fase. I proprietari non hanno, a parte le garanzie contrattuali che ci sono per gli inquilini in corso di contratto, non hanno minimamente la possibilità in questa fase dell'economia di rivalersi sugli inquilini con i maggiori canoni. Allora cosa fanno? Cosa stanno facendo? Lo devono sapere i politici. Stanno cercando, aspettano la fine del contratto e poi dicono: beh, io questo immobile non lo affitto più, quindi si pone ovviamente a carico dei comuni o delle altre autorità pubbliche la situazione di un nuovo inquilino bisognoso di un alloggio, e cerco di venderlo. I dati sulle compravendite dimostrano che è solo un'aspirazione, perché non riesco neanche a vendere l'immobile. È questo che sta avvenendo. Quindi emergenza abitativa alla quale dovranno far fronte appunto i comuni, e che dovrà essere risolta in qualche modo. L'affitto quindi è il tema principale sul quale dovranno confrontarsi le forze politiche, insieme alla considerazione in generale e più in generale dell'equità della tassazione.
Noi cercheremo, come Confedilizia, insieme alla FIAIP e insieme agli altri amici, di porre questi problemi in questa sede oggi e nei giorni a venire, ma siamo veramente, scoraggiati perché il dibattito ha un livello tale che non consente di avere speranze. Speriamo che su principi almeno fondamentali e non sugli slogan, quindi redditività del bene e tutela anche delle fasce deboli attraverso l'affitto, ci possa essere una maggiore attenzione da parte delle forze politiche. Grazie. Grazie. Grazie allora al segretario di Confedilizia Spaziani Testa.